Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione all dalla Valle del Calore. Ci occupiamo della riapertura dell'asilo Nido Il calore delle coccole di Roccadaspide, realizzato nell'ambito delle attività del piano sociale di zona ambito S7. Il taglio del nastro ha visto la presenza degli esponenti dell'amministrazione, delle educatrici di numerose famiglie e dei vertici del consorzio La Rada che gestirà il servizio. Ne abbiamo parlato con il sindaco Gabriele Iudiano. Questo nuovo servizio a Rocca d'Aspide, si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative che stiamo portando avanti come ambito, nei giorni scorsi abbiamo aperto un altro micronido ad Albanella, eh, a Capaccio è in procinto di essere aperto allo stesso modo, proprio ieri abbiamo inaugurato il centro antiviolenza a Trentinare, insomma... Stiamo cercando di dare risposte ai bisogni della gente, del territorio, attraverso una serie di servizi che l'ambito sta cominciando a derogare con sempre maggiore consistenza e sempre maggiore sistematicità. Insomma, di questo siamo felici perché rispondiamo ai bisogni, in questo caso, delle famiglie, dei ragazzi, ma ci sono tanti altri settori in cui stiamo lavorando alacremente. È il segnale della ripresa a 100%, ormai lo possiamo dire, delle attività del piano di zona. Anche qui insomma c'era stato un periodo più o meno lungo di stallo, adesso eh, quelle difficoltà sembrano essere superate definitivamente. Grazie a Dio sì, abbiamo stabilizzato l'ufficio, abbiamo riorganizzato tutta una serie di figure professionali che riguardavano proprio l'ufficio del piano, ma soprattutto abbiamo posto mano ad un piano di programmazione molto intenso e molto serio. Peraltro, eh, devo dire, abbiamo avuto la capacità anche di fare una programmazione molto, molto significativa sul SIA per il prossimo triennio, che significherà dare risposte ai giovani attraverso percorsi di tirocini formativi con finalità di inserimento del lavoro, ma stiamo dando risposte alla disabilità, per esempio, con centri. Uh, polifunzionali per disabili, stiamo cercando di dare risposte agli anziani con l'assistenza. Insomma, con una capacità di uh, programmazione che uh, finalmente ci soddisfa, che ci vede concordi ed unanimi come Coordinamento e con una capacità di supporto che oggi eh, dicevo si è rinnovata nell'ambito dell'ufficio, per cui tutto questo ci fa ben sperare per il futuro perché sapremo erogare servizi importanti a tutto il nostro ambito, a tutto il nostro territorio. L'Acadastro si conferma sempre più città di servizi, ma eh, il piano di zona è stato attento anche a dislocare questi servizi in eh, piccoli e grandi paesi che afferiscono poi all'ambito. Sì, è la logica dell'erogazione eh, del servizio eh, non accentrato su determinati comuni ma che possa essere fruibile a seconda delle esigenze appunto della popolazione. E in questo senso e con questa logica noi stiamo cercando di andare a creare in ogni comune ed in ogni comunità a seconda delle esigenze che si esprimono, tutta una serie di servizi che sono naturalmente fanno parte complessivamente di quello che è um, uh, l'attività che, che eroga il piano, ma che sono poi uh, funzionalmente radicati sui singoli comuni, sulle singole comunità. Ed ora ascoltiamo la responsabile del piano di zona Abito S7, la dottoressa Fulvia Galardo. Finalmente apriamo il nido anche a Roccadaspide e permettetemi di essere doppiamente contenta come responsabile del piano di zona ma anche come cittadina del comune di Roccadaspide e funzionaria del comune. È un servizio che ci è stato più volte chiesto e che finalmente mettiamo in atto ed è uno dei tanti servizi che stiamo mettendo in essere come piano di zona. Io che cosa dire? Sono sempre um, un po' in affanno rispetto a tutto quello che c'è da fare perché ritengo che le esigenze sia personali che collettive di, dei 21 comuni del piano sono tante, però ora um, sono abbastanza soddisfatta perché c'è un team con il quale lavoro ed è un team molto efficiente ed efficace, per cui oggi inauguriamo questo nido e sono contenta per questo ma spero di poter dare insieme all'amministrazione comunale, insieme al sindaco che è il presidente del coordinamento e a tutti quanti gli altri sindaci di poter dare sempre più servizi a, tutte, a tutta la cittadinanza di tutti i comuni, dei 21 comuni del piano. Mi piace ricordare anche che ieri è stato inaugurato il centro antiviolenza a Trentinara. Sì, sì. Ieri è stata una bellissima giornata di inaugurazione del centro antiviolenza e come ho già detto ieri lì ehm, c'è soddisfazione come piano di zona, come donna, però contemporaneamente c'è stata anche un po' di amarezza perché aprire centri antiviolenza vuol dire che c'è un fenomeno in atto ancora tanto vasto e ancora tanto grave per tutte le donne. E questo mi riempie un po' di amarezza però contemporaneamente Temporaneamente poiché il problema esiste, sussiste, è bene che nascano questi centri. In particolare il centro di Trentinare è stato affidato ad una cooperativa che già lavora nel campo, una cooperativa molto efficiente e io sono fiduciosa eh, che, di poter dare un aiuto concreto a chi ne ha veramente bisogno. Abbiamo anche raccolto il parere del presidente del consorzio, la Rada. Il consorzio lavora da molti anni eh, nell'area nell prima infanzia e rispetto all'intervento che facciamo sui territori, è un intervento che cerchiamo sempre di più quali di qualificare attraverso l'impegno la formazione costante, lo scambio con la comunità, il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento degli enti pubblici. È un'occasione importante per il territorio, così come lo è per il Consorzio La Rada, anche di entrare a far parte di una comunità che può, nell'arco del tempo, svilupparsi eh, anche su altre opportunità. Oltre al servizio in quanto tale di accoglienza di nido puntiamo molto alla conciliazione tempi di vita e di lavoro e al rapporto con le donne di questo territorio e con le famiglie e con loro nel tempo ci auguriamo di poter implementare ulteriori servizi rispondendo a dei bisogni. A questo ci aggiunga che abbiamo trovato una buona amministrazione locale. Eh, il eh, Roccadaspite, eh, in qualità anche di ambito, di capofila di ambito, eh, ha creato le condizioni e ha favorito le condizioni affinché eh, la nostra presenza possa diventare eh, nella collaborazione un valore aggiunto. Di questo noi ci auguriamo, siamo a disposizione di tutte e nel futuro immaginiamo anche, rispetto ai curriculum che ci sono arrivati, le persone che hanno chiesto eh, di entrare a far parte di questo progetto, di fare ulteriori azioni. Che che ci permettano anche di implementare e fare occupazione buona sul territorio di questo ambito di Rocca d'Aspide. Ora spazio alle altre notizie in breve dalla provincia di Salerno con la rubrica Accade anche questo. È stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio a Roma il decreto che cambia il nome dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria che diventa quindi A2 Autostrada del Mediterraneo. Il cambio di nome era stato annunciato già il 22 dicembre scorso in occasione del completamento dell'infrastruttura ma ora, secondo del Rio, il nuovo nome darà una nuova identità all'autostrada migliora la qualità delle acque nel tratto di costa di 959 metri compreso tra il Lido Enea e il Lido Baia dei Delfini a Battipaglia è emerso dai dati forniti dall'Arpac pertanto il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha deciso di revocare il divieto di balneazione in considerazione della crisi idrica in atto a causa di una stagione invernale particolarmente secca, il comune di Castellabate ha disposto un'ordinanza contro lo spreco di acqua. Nell'ordinanza, a firma del sindaco Costabile Spinelli, si invitano i cittadini ad un uso razionale e corretto dell'acqua. Sarà vietato lavare aree cortilizie e piazzali, veicoli a motore, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino, innaffiare orti, giardini e prati. Si è tenuto presso l'Aula Consigliare del Comune di Trentinara il battesimo ufficiale del nuovo Centro Antiviolenza dedicato soprattutto alle donne. Il centro, situato in via Manzoni, nei pressi dell'edificio scolastico, è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e su appuntamento il martedì e il giovedì e si pone nell'ambito di attività di consulenza, ascolto e assistenza a fianco delle persone in difficoltà. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci dal Cilento. Potete naturalmente rivederlo su vocidalcilento.it. Ma vi invito a seguirci anche su YouTube, Facebook e Twitter. E vi ricordo la nostra mail info: -voci Grazie per l'attenzione. A presto.